Ciao ragazzi e benvenuti sul canale di My Matematica. Oggi vediamo come funzionano le formule di addizione e sottrazione del coseno. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Mi raccomando, se questi contenuti vi stanno aiutando e sono di vostro gradimento, non dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella. Mi raccomando, non fate come i colli dritti laureati che fanno così, iscrivetevi, chiamate i vostri amici, condividete questi video, non fate tirchi se avete visto un video che quindi vi sta piacendo e vi ha permesso di prendere un ottimo voto a scuola, ad un'interrogazione, ad una verifica, di superare un esame all'università o un test d'ingresso. Beh, supportate questo canale, andate qua sotto dove ci sono i tasti like, scrollate verso sinistra, cliccate sul cuoricino grazie e lasciate una piccola donazione. Iscrivetevi anche su, iscrivetemi. Strana questa cosa. Iscrivetevi anche ai miei canali social, Instagram e TikTok, sempre cercate My Matematica. Video dedicato alla playlist croccante, sfiziosa, un intero video corso presente sul mio canale, forse diventerà uno dei più completi su YouTube Italia. Ebbene sì, me ne vanto, guardate che enorme che sono, che grossezza, non entro nella camera, ma al di là di queste cazzate, video. Bippiamolo, cazzate però. Video appartenente alla playlist goniometria e trigonometria, video corso completo. Seguite dalla prima puntata perché altrimenti questo è già un video avanzato, non si capisce niente. Ho già trattato in un video precedente le formule di addizione e sottrazione del seno, oggi lo facciamo per il coseno. Due esercizi insieme a me, vi spiego la formula e rimanete con me fino alla fine perché vi lascio un esercizio che potrete provare a fare da soli in modo tale da allenarvi con me. Questo qui, che sono il vostro coach matematico. Vi avrò indicato 643 volte, ma non perdiamoci d'animo, partiamo. Formule di addizione o sottrazione, perché abbiamo due angoli che sono sommati o sottratti del coseno, perché c'è il coseno. La formula ci dice, la dimostrazione non ve l'ho portata, ma se la volete chiedetemela che ve la porterò in un altro video. Coseno di alfa più beta, facciamolo col più. Coseno di alfa più beta è uguale a coseno di alfa per il coseno di beta meno, vedete i segni come sono cambiati? Quindi se qui c'è un più, io devo mettere il meno. Se c'è il meno, devo mettere un più. Quindi state attenti al cambio di segno. Seno di alfa, seno di beta. Bene, primo esercizio. Mi chiedono di calcolare il coseno di 75 gradi. Non lo so fare, ma so che 75 gradi è 45 più 30, quindi posso, per calcolarlo, usare la formula di addizione. Applichiamo la formula. È facile da ricordare perché è coseno coseno, seno seno. Se c'è più, devo cambiare segno. Quindi diventerà coseno di 45, coseno di 30, meno seno di 45, seno di 30. Non metto gradi perché non mi va. Uguale. Facciamo i conti, questi sono tutti angoli di cui conosciamo i valori e che ho spiegato anche in video precedenti, quindi andateveli a vedere se non ve li ricordate. Coseno di 45, radice di 3 su 2, per coseno di 30, radice, sì, questa è radice di 2 su 2, radice di 3 su 2, meno il seno di 45, radice di 2 su 2, per il seno di 30 che è un mezzo. Facciamo tutti questi conti difficilissimi, 2 per 2 fa 4. 2 per 3 fa 6, quindi radice di 6, meno radice di 2 per 1 fa radice di 2, tutto fratto, 2 per 2 è 4. Mettiamo tutto insieme, mettiamo il 4 sotto e scriviamo radice di 6 meno radice di 2. Questo è il risultato che volevamo. Eccoci qua col secondo esercizio. Cosa ci dicono? Ci dicono che il seno di alfa vale un quarto e che alfa è un angolo compreso tra pi greco mezzi e pi greco, quindi sta nel secondo quadrante. Il seno di beta è 3 quarti e beta è un angolo che sta tra 0 e pi greco mezzi. Ci chiedono quanto vale il coseno di alfa meno beta? Beh, per calcolare questo dobbiamo usare la formula. Per usare la formula ci serve seno di alfa, seno di beta che stanno qua, ma ci servono anche i coseni. Quindi come faccio? A partire da questo valore applico la prima relazione fondamentale della trigonometria. Questa è una tipologia di esercizio che ho già fatto in uno dei primi video di questa playlist, quindi andatevela a vedere, esercizi di base, sulla prima relazione della trigonometria, fondamentale della trigonometria, goniometria, scusate. Ok, abbiamo i seni, troviamo i coseni, quindi coseno di alfa, quindi coseno di beta,
Dobbiamo subito capire se sono positivi o negativi. Un angolo che sta tra pi greco mezzi e pi greco ha il coseno negativo, quindi meno. Un angolo che sta tra 0 e pi greco mezzi ha il coseno positivo, più. Andiamo a fare la formula, quindi abbiamo radice di 1 meno questo valore al quadrato, quindi un sedicesimo. Quindi viene meno 16 meno 1 fa 15, quindi viene radice di 15 tutto fratto, la radice di 16 che fa 4. Lo lasciamo là. Andiamo di qua, coseno di beta, stessa cosa. Radice di 1 meno questo valore al quadrato, quindi 9 sedicesimi. Stavolta abbiamo 16 meno 9. Allora, 16 meno 10 fa 6 più 1 7, quindi fa radice di 7 quarti, perché poi la radice di 16 fa 4. Questi sono i valori, quindi levo il punto interrogativo, vado a scrivere la formula, la scriviamo in verde, quindi coseno di alfa meno beta, il meno, vedete, diventa un più, quindi coseno di alfa, coseno di beta più seno di alfa, seno di beta. Mettiamoci dentro i numeri, quindi uguale. Il coseno di alfa è meno radice di 15 quarti, per il coseno di beta è radice di 7 quarti, più seno di alfa e seno di beta, un quarto per 3 quarti. Facciamo insieme i conti. Meno 7 per 5 è 35. Scrivo 5 porto i 3, 7 per 1 7, più 3 riportavo 10, quindi 105 sotto radice fratto 16, più 3 fratto 4 per 4, 16. Volendo possiamo mettere tutto insieme, quindi siccome io non ho spazio faccio questa cosa che è un po' bruttina, levo il meno da qua, lo metto sopra, levo tutta questa roba sotto, faccio un MCM lungo, ci scrivo più 3 e sotto 16. Quindi questo qua è il valore che rappresenta il coseno di alfa meno beta avendo questi dati a disposizione. Bene ragazzi, come promesso, ora tocca a voi. Calcolate il coseno di 15 gradi usando, decidete voi se è più opportuna l'addizione o la sottrazione di angoli e scrivete il vostro risultato qua sotto nei commenti in modo da allenarvi con me, che sono il vostro coach matematico. Scrivetemi anche per dubbi e domande. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao belli!